Oggi siamo in campo con una vera primizia, il Carraro AgriCube Pro 10.5 VL, il primo in assoluto a montare il motore FPT F28, quindi un motore molto compatto, e proprio la compattezza è la dote caratteristica di questo modello. Proprio per questo Carraro ha scelto di mantenere il tunnel centrale, proprio per avere il baricentro più basso possibile. Nuovo nato in FPT, l'F28, il trattore di Carraro, l'AgriCube Pro VL 10.5, sarà la prima applicazione per questo motore. Un motore da 2,8 litri, 4 cilindri in linea, capace però di sviluppare 75 kW, quindi 100 cavalli in potenza massima e 415 Nm di coppia massima, quindi sicuramente offre delle prestazioni top di categoria, nonostante sia super compatto, che è stato uno dei driver di sviluppo. Sempre in ottica di compattezza e di packaging abbiamo sviluppato il sistema di post-trattamento, che è composto da DOC, IPF e SCR, tutto integrato in un unico pacchetto e tutto posizionato sotto cofano. Questo di nuovo per avere massima compattezza, una visibilità dell'operatore più alta possibile e avere anche dei sistemi comunque ad alta temperatura lontano da terra. Lo spazio comunque è abbastanza agevole nonostante il tunnel centrale. Tutti i comandi sono posizionati su questa console di destra e in particolare questo modello è dotato di 4 distributori idraulici a comando elettroidraulico. L'impianto idraulico è costituito in questo caso da 3 pompe, da 67 litri per i distributori, da 27 litri per lo sterzo idrostatico e un'altra pompa da 27 litri per il sollevatore. Il sollevatore posteriore ha una capacità di 2600 kg, la presa di forza a 540 ed economica, 540 economica. In questo caso abbiamo anche il sollevatore anteriore da 1800 kg e la presa di forza anteriore. Il cambio, quello tipico Carraro, meccanico, 24 marce in avanti più 12 retro, con l'ILO elettroidraulico, quindi la mezza marcia, ma soprattutto comodissimo l'inversore elettroidraulico. L'altra caratteristica molto importante è l'assale anteriore Carraro, che è sospeso, quindi tramite 2 pistoni può sollevarsi ed abbassarsi con un'escursione di 80 mm. Nella scelta del passaggio alla nuova motorizzazione, Carraro ha adottato principalmente 2 strategie fondamentali, quella di mantenere tutta la propria gamma di trattori e di voler mantenere le dimensioni compatte di una serie di trattori che storicamente si è sempre adattata ad essere utilizzata in condizioni particolari. Abbiamo quindi optato per il motore F28 proprio perché ci permetteva di mantenere quelle caratteristiche di compattezza e di geometria che per noi sono determinanti. Altra caratteristica che distingue il nostro prodotto è quello di essere completamente configurabile. Attraverso il nostro configuratore di prodotto, che è disponibile e accessibile a tutta la nostra rete di vendita, il cliente, l'utilizzatore può richiedere la personalizzazione del prodotto. Allora, in campo sicuramente si apprezza l'ottima visibilità, il motore si comporta benissimo nonostante appunto la cubatura molto ridotta, 100 cavalli ci sono tutti ed è molto silenzioso, ecco, questa è un'altra caratteristica molto importante da segnalare.